Credo che questa attività debba essere coordinata, perché credo che sia dispendioso e inutile muoverci ognuno bisogna coordinare un ragionamento complessivo. Da ultimo stamattina anche il sindaco di Vittoria ha chiesto un incontro, abbiamo già ricevuto dei comitati, il presidente della regione è molto attento sul pezzo perché ha convocato più volte dei tavoli. Questo partenariato con le camere di commercio e con la SAC va sicuramente ripensato nell'ottica di utilizzare un bene pubblico non nella logica dell'utile o del profitto, ma nella logica di dare un servizio ad un'importante area geografica come la nostra, che ha bisogno di avere un sistema di mobilità alternativo all'asse viario per poter ospitare gente e turisti che vengono da tutto il mondo. Non è pensabile che l'aeroporto possa essere un'attività legata ad un'attività di impresa dell'aeroporto di Catania, ma inserito in un contesto più ampio, perché noi abbiamo bisogno di questa economia, perché senza questa economia la nostra economia va al collasso. Non esiste nessun politico né nessuna parte sociale che non pensi questa cosa. Occorre semplicemente coordinare un'attività, portare questo nostro coordinamento all'attenzione di ENAC e promuovere un'azione sinergica perché si possa arrivare a fare una svolta decisiva sulla gestione di questo aeroporto.